Noi andiamo avanti con il nostro telegiornale, pronti naturalmente a interrompere i nostri servizi appena la Corte entrerà in aula per leggere la sentenza. Vi parlo della benzina, adesso ancora rialzi per la benzina. Scusate se guardo nel monitor, ma naturalmente noi siamo in collegamento in diretta con l'aula. Ancora rialzi, vi dicevo, per la benzina. Da domani alcune compagnie hanno deciso di ritoccare i prezzi alla pompa. Allora, riandiamo in aula? Allora, Sì, andiamo subito. Sì, Perugia. la Corte è entrata e il presidente Giancarlo Orzella sta per leggere il verdetto. Potete ascoltarlo con noi, credo. Certo. Sentiamo. Presidenza dell'Avvocato Zaganelli. Non è presente il termine di persona. Il presidente sta vedendo chi c'è, chi non c'è, e naturalmente in aula. Nel frattempo sono arrivati anche i pubblici ministeri, il dottor Cannevale e anche il procuratore capo di Perugia, il dottor Miriano. Ecco, il momento è attesissimo. Il dottor Rosella si mette gli occhiali e legge il verdetto. In nome del popolo italiano, la Corte d'Assise di Perugia, riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente sentenza. Visto l'articolo 530 codice di procedura civile, assolve, codice di procedura penale ovviamente, assolve Badalamenti Gaetano, Canò Giuseppe, Andreotti Giulio, Vitaloni Claudio, La Barbera Michelangelo e Carminati Massimo dal reato loro ascritto in rubrica per non aver commesso il fatto. Ordina la trasmissione al PM in sede degli atti relativi alla deposizione di Moretti Fabiola in dibattimento e quelli resi nella fase delle indagini preliminari in ordine al reato di quell'articolo 372 del codice penale. Assegna giorni 90 per la redazione della sentenza. L'udienza è tolta. Avete sentito dunque tutti assolti. Andreotti, Vitalone, Badalamenti, La Barbera, Callò e Carminati sono stati riconosciuti tutti innocenti del reato che era stato loro ascritto, cioè quello di avere ordinato, commissionato ed eseguito l'omicidio del giornalista Pecorelli.